Salve a tutti e bentrovati alla nuova puntata di Percorsi di Gusto da Serena Agostinelli. Oggi siamo a Meta Aurelia di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, a 150 metri dal mare Adriatico. Il ristorante si chiama Alla Lanterna. Ospitalità, passione per il proprio mestiere e ovviamente buona cucina sono le prerogative di questo locale famoso per la tradizione dei sapori. Ogni mattina il titolare, il signor Flavio Cerioni, si reca personalmente ad acquistare il pesce, controlla tutto l'albergo e concorda con la cucina il menù del giorno, ovviamente in base al pescato. I genitori del signor Flavio, agricoltori, nonostante siano stati loro a rilevare il locale nel lontano 1976, hanno poi deciso di mantenere il loro mestiere originario, quindi al ristorante non mancheranno di certo prodotti di ottima qualità, a partire dall'olio extravergine di oliva, verdure, prodotti ovviamente dell'orto. Dall'88 poi Alla Lanterna si specializza nel pesce facendone una vera e propria cultura, arricchendo quindi piatti noti con cotture, con tecniche di cottura moderne, senza stravolgerli, accostando quindi il passato con il nuovo. L'albergo Alla Lanterna ha ricevuto diverse certificazioni che lo identificano come uno dei migliori della zona. Eccoci quindi ora a conoscere il titolare, Flavio Cerioni. Sì, salve a tutti, grazie per le belle parole, è vero, tutte le mattine alzataccia presto e si va a comprare il pesce e le verdure chiaramente che ci mancano, che non derivano direttamente dal nostro orto. Che dire, la nostra è una cucina di terra con i prodotti del mare. Come diceva lei, i miei genitori vengono dalla campagna, io provengo dalla campagna, i miei sapori, il ricordo dei miei sapori, quelli che sono dentro nella mia testa, sono i sapori di terra, per cui li si può trovare, non so, la gallinella in porchetta, per cui un pesce con i profumi di quello che è la porchetta, una coda di rospo fatta in potacchio o addirittura del pesce fatto alla cacciatora, ma la cacciatora quella vera, quella che si faceva con il pollo, per intenderci, la salsa è proprio quella, ma togliamo il pollo e ci mettiamo il pesce. Questa è un po' la nostra prerogativa, il nostro filo conduttore della ristorazione dei piatti che escono dalla nostra cucina. Benissimo, allora possiamo spostarci in cucina. Sì, certamente, e di là troverete mia moglie che oggi è la cuoca ed è diventata cuoca per amore. Siamo nella cucina del ristorante Alla Lanterna con la signora Elide per la ricetta di oggi, che è muggine primavera. Signora Elide, siamo curiosi di sapere come funziona, ci spiega? Allora, noi abbiamo chiamato questo piatto muggine primavera perché ci sono tutte le verdure che ci sono in questo periodo, carciofi, asparagi, cipollotti freschi, zucchine, carote e abbiamo aggiunto anche un po' di datterini. Ora passiamo al pesce, quindi dobbiamo pulirlo? Sì, il pesce va squamato, eviscerato e sfilettato. Poi va tolta la parte della pancia. Così il pesce rimane totalmente senza spine. E il lavoro è fatto. Dopo, per fare la razione, tagliamo in quattro bei pezzi. Ecco qua. Prepariamo ora il pesce per la cottura. Allora, prendiamo una placca da forno con un po' di carta da forno sopra. Mettiamo un po' di olio di oliva. Poi mettiamo tutte le verdure. Le verdure sono state appena scottate in acqua acidula con un pochino di aceto. Appoggiamo il pesce sopra le verdure, un po' di sale, un pochino di pepe e un pochino di formaggio sopra il pesce appena parmigiano, che dopo gli darà un po' di croccantezza e il colore dorato, anche se sembra una cosa strana, però è così. Ecco, il pesce ora è pronto per essere infornato. A quanto? A 180 gradi per circa 7-8 minuti.
Il pesce è pronto, ora passiamo all'impiattamento. Per dare maggior freschezza abbiamo preparato un'emulsione di basilico e olio extravergine e lo andiamo a spruzzare un po' sopra. Bene, con questo piatto ho pensato di abbinare del bianchello del mezzauro. Perché proprio un bianchello? Ma perché? Perché innanzitutto ci va bene con il piatto, ma soprattutto perché il pesce pescato qua davanti, il bianchello, i vigneti qua di dietro. Benissimo, benissimo. Allora dal ristorante alla lanterna, oggi Muggine Primavera. Percorsi di gusto.